Benvenuti sul mio canale, io sono Anna e vorrei condividere con voi il mio interesse per le storie di True Crime. Se anche voi volete approfondire e riflettere su queste vicende, vi invito a farlo insieme a me, a iscrivervi al mio canale e a lasciarmi tanti like di supporto. Giulianova, una casa bianca su due piani, con le persiane rosse e qualche vaso di gerani. Una famiglia benestante all'apparenza perfetta, la famiglia Torelli, composta dal padre Dalmerino, poco più che 47enne, la moglie Marina, di 47 anni, e due figlie, Katiuscia, di 27 anni, e Masha, di 20 anni. Mancano 10 giorni al Natale del 1994, anche se a volte non c'è proprio nulla da festeggiare. Oggi vi racconto la cruda storia di Masha Torelli. Dalmerino Torelli è un uomo ben voluto e rispettato. Giulianova è una cittadina abruzzese, né troppo piccola né troppo grande, dove la vita scorre tranquilla senza troppi scossoni. Tutti in paese apprezzano quell'abile imprenditore molto attento alla sua immagine pubblica. Grazie a lui, la Giulianova Calcio, la squadra locale che stava per chiudere, ha vissuto un anno d'oro. A volte ci vuole poco in un piccolo paese per farsi amare. Ma il Torelli aveva due esistenze parallele. Aveva la sua immagine pubblica, a cui teneva tantissimo, di uomo affidabile, impegnato, gran lavoratore, a tratti anche sensibile e attento. Ma poi riversava all'interno della sua famiglia, una casa che nessuno frequentava, tutta la sua violenza, le sue ossessioni e il suo sadismo che non facevano altro che crescere di giorno in giorno. La violenza del Torelli scoppiava solo quando era in casa, con quella famiglia che ormai lo temeva e lo odiava. Con loro era violento e autoritario. Controllava qualsiasi cosa, qualsiasi movimento, qualsiasi respiro e ogni scusa era buona per alzare le mani. Le figlie non potevano mai uscire di casa e le varie segnalazioni si erano concluse con qualche denuncia per maltrattamenti, ma niente e nulla riusciva a fermare quella violenza che ormai era diventata quotidiana. Un padre padrone arrogante. Un uomo duro, un uomo tutto d'un pezzo, prigioniero di un sadismo che probabilmente lo apparteneva sin da bambino. Dalmerino rimase orfano all'età di 9 anni e andò a vivere con la sorella. Chiuso però già nel suo mondo, in quel rigore che imponeva a se stessi e agli altri come una colpa da espiare. Si sposa appena maggiorenne con Marina, che è ancora minorenne, e rivela subito il suo animo violento. Marina è destinata a subire tutte quelle angherie e col tempo diventa schiava del suo carnefice. Marina non riesce a sottrarsi a quelle violenze, nemmeno quando Dalmerino comincia a sfogarsi anche sulle sue figlie. Appena sposati espatriano in Germania e poi in Corsica, dove però il brutto carattere dell'uomo lo mette subito in contrasto con la criminalità locale. Riceve prima delle minacce e poi addirittura una bomba che gli distrugge l'appartamento. A far precipitare ulteriormente la situazione in Corsica fu il fatto che Dalmerino aveva un amante e pretendeva anche che la moglie Marina la ospitasse in casa. Avevano deciso così di riprovare in Abruzzo, a Giulianova, dove nel 1988 Dalmerino rileva un'azienda che produce camini, la Star Camin, e gli affari vanno a gonfie vele. La famiglia è benestante, sembrerebbe non mancargli nulla, se non fosse che lui è un despota, un vero e proprio mostro. Dalmerino alzava il dito sinistro e voleva il sale. Alzava il dito destro e voleva il pepe. Quell'uomo comandava sulle tre donne senza neanche aprire bocca. Le donne dovevano pranzare in silenzio, con gli occhi bassi. In quella casa non c'era mai un gesto d'amore,
una tenerezza, qualcosa che potesse stemperare quel clima di terrore. I mozziconi di sigaretta, spenti sulle braccia delle sue ragazze, erano la sua specialità. Polsi stritolati se le sigarette non erano di suo gradimento, scudisciate e bastonate se c'erano contrattempi. Katiuscia racconterà che un giorno, dopo essere stata presa a catenate, era stata appesa a testa in giù nel box di casa. E Marina racconterà di aver perso il terzo figlio, maschio, all'ottavo mese di gravidanza per le violenze subite. Masha ha raccontato di aver tentato il suicidio a 14 anni per aver preso un brutto voto a scuola e per non avere il coraggio di dirlo a suo padre. A Masha non era mai piaciuto studiare perché aveva difficoltà a concentrarsi a scuola. Masha si addormentava perché a casa non riusciva a dormire, era sempre vigile e attenta perché da un momento all'altro poteva succedere qualcosa. Masha a volte in classe si addormentava, ma nessuno dei suoi insegnanti ha mai capito la situazione. L'unica antagonista di Dalmerino in quella casa era proprio Masha, che era l'unica che si ribellava e l'unica che tentava di fermarlo quando le violenze diventavano eccessive. E lei, del resto, era il suo bersaglio preferito. Vessazioni che l'uomo faceva passare come punizioni. La sera del 14 dicembre, dopo diversi giorni in cui Dalmerino sembra in preda a una violenza senza confini, la famiglia sta cenando. E l'uomo comanda, come al solito, con cenni delle dita e delle sopracciglia. Una volta arrivata la frutta, l'uomo prende in mano un mandarino molle, troppo maturo. E questo fatto, unito a un piccolo problema sul lavoro, perché un pacco natalizio che era stato spedito in Francia era finito erroneamente a Benevento, fa scatenare un'ira funesta nell'uomo, che distrugge tutto, distrugge i piatti, i bicchieri, ma distrugge anche il tavolo, le sedie, e sferra un pugno sul volto di Katiuscia, che sviene. Masha ne è sconvolta. Masha, che è la più piccola delle tre donne, è convinta che la sorella sia morta. L'ira di Dalmerino però non si ferma qui e l'uomo mette le mani al collo della moglie Marina, fino a quando la donna diventa paonazza. A questo punto Masha raccoglie tutta la sua forza e il suo coraggio e riesce a strappare l'uomo dal collo della donna. In quel momento Masha matura la consapevolezza che quella situazione così non può andare avanti. Questa consapevolezza diventa una certezza solo il giorno dopo, quando Dalmerino aggredisce di nuovo la moglie e lo fa con una pala sulle gambe, tanto che la donna deve recarsi al pronto soccorso per farsi medicare. Questa ultima terribile aggressione fa scattare in Masha uno spirito di sopravvivenza. Masha decide che così non si può andare avanti. Dalmerino, la sera del 15 dicembre, esce di casa sua alle 20:30, lasciando dietro di sé una scia di disperazione. Intorno alle 11 le tre donne vanno a dormire. Marina e Katiuscia vanno a dormire insieme, mentre Marina va in camera sua, ma non riesce a dormire perché sa che quando rientrerà il padre potrà anche continuare con quella violenza inaudita. Dalmerino quella sera era impegnato in una cena con alcuni funzionari della Giulianova Calcio, che in quel periodo militava nella C2 e di cui lui era consigliere e maggior azionista. Al suo rientro Masha è in piedi, lo sta aspettando. Sente il padre parcheggiare l'auto e lo sente infilare le chiavi nella serratura. La pistola è già pronta, è già puntata verso quell'uomo che la torturava. Non appena Dalmerino mette il piede in casa, lei preme il grilletto. Una volta, due volte, tre volte, finché l'uomo è a terra in una pozza di sangue. E Masha prosegue sparando. In tutto sparerà 5 colpi d'arma da fuoco, di cui uno andrà dritto al cuore. È finito un incubo per le tre donne, ma ne sta per iniziare un altro per Masha.
La ragazza va in cucina e si siede di fianco al camino. Poi si punta quella stessa arma alla testa. Ma l'arma ormai è scarica. La ragazza l'ha scaricata tutta contro il padre. Allora si alza alla ricerca delle altre armi che ha il padre in casa, ma viene fermata dalla madre e dai carabinieri, che cercano di dissuaderla. Poche parole e Masha si ferma e segue i militari in caserma. Masha, la piccola di casa, una bella e minuta ragazza dagli occhi azzurri, ha confessato in 3 ore di interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Giulianova di aver ucciso suo padre con la sua Smith Wesson 357. Ha scaricato addosso a quel padre padrone l'intero caricatore. Durante quell'interrogatorio Masha ha raccontato di tutti quegli anni passati nel terrore, di tutte quelle liti, di quelle violenze di ogni tipo subite da lei, dalla sorella Katyusha e dalla madre Marina, e di come quella violenza era in continua ascesa, una situazione che in qualche modo doveva cambiare. Per Masha si spalancano le porte del carcere e i primi 20 giorni sono terribili. Masha è in stato di shock e non riesce né a mangiare né a dormire. Le sono d'aiuto Cristina, che è la sua compagna di cella, e anche le altre detenute, che nel giorno del suo compleanno le preparano una torta con le candeline. E quelle sono le prime candeline che Masha spegne nella sua vita. Intanto il suo avvocato lavora per la sua scarcerazione, per farle affrontare il processo come una ragazza libera. Una volta a casa però è anche peggio, perché Masha è colta dalla depressione e da profondissimi sensi di colpa. Al processo ci saranno molti testimoni della violenza di Dalmerino, tra cui anche sua sorella, che dalla Germania viene in Italia per testimoniare a favore della cognata e delle nipoti. E poi c'è Nada, la migliore amica di Masha, che testimonia tutto l'orrore vissuto nel corso degli anni dalla sua migliore amica, che non l'abbandona mai e che non si perderà nemmeno un'udienza di quel processo. La corte d'assise di Teramo, composta da 6 donne e 2 uomini, ha ascoltato il processo inorridita e perplessa. I consulenti di parte hanno riconosciuto a Masha un'infermità in stato depressivo, ma hanno negato che fosse incapace di intendere di volere nel momento in cui Masha ha deciso di liberare se stessa, sua madre e sua sorella dal loro aguzzino, scaricandogli addosso l'intero caricatore della pistola del padre. L'accusa ha invocato una condanna pesante, 24 anni, a causa della premeditazione del reato. La difesa ha puntato tutto sul clima che si respirava in quella casa. 5 ore di camera di consiglio hanno partorito un verdetto che tutti hanno definito equilibrato. Il 13 ottobre del 1995 la Corte d'Assise di Teramo ha condannato Masha Torelli a 10 anni di reclusione per omicidio del padre, il minimo consentito dalla legge. Nel caso di Masha, arrivare a un'assoluzione sarebbe stato come legittimare il farsi giustizia da sé. Quella di Masha vuole essere una pena che gli dia la possibilità di rifarsi una vita. La storia di Masha è una storia cruda, dura, difficile da ascoltare. Queste 3 donne sono state per anni e anni in balia di un padre padrone, la cui violenza, il cui sadismo era in continua ascesa. Ucciderlo è stato un atto di disperazione che va oltre il limite umano. È stato un atto che è giunto come spirito di sopravvivenza e che a mio avviso è paragonabile alla legittima difesa. Non è stato possibile assolvere Masha, ma per me è altrettanto impossibile accettare che queste 3 donne siano state lasciate da sole ad affrontare la violenza di quell'uomo. Io mi auguro soltanto che il tempo che Masha ha dovuto trascorrere all'interno del carcere le sia stato utile per guarire da quelle ferite emotive e psicologiche, e mi auguro che una volta scontata la pena abbia ritrovato non solo la libertà ma anche la serenità. Mi auguro che questo video sia stato di vostro interesse. Io vi aspetto sempre qui, sempre domenica, sempre alle 10. Un bacione, ciao!